Per prima cosa ci occupiamo delle sopracciglia, ovviamente voi potete anche non farle verdi se non vi ispirano, altrimenti potete provare, magari vi piacciono. E dopo andremo a illuminare l'arcata sopraccigliare e il centro delle nostre palpebre con un ombretto chiaro, io ho scelto rosa perlato, però voi potete anche utilizzare un colore crema opaco. Con un colore argilla e un pennellino abbastanza morbido, tipo il 217 di MAC, questo però è di Zoeva, vado a definire la piega del mio occhio per dare un pochino più di intensità allo sguardo. Utilizzate il vostro eyeliner preferito per creare una bella linea, io lo preferisco abbastanza spessa, ma è una questione di gusti personali. Per concentrarvi, trovate il vostro centro. Master yourself, master the enemy. Metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. È risaputo che blaterare cose inerenti alle arti marziali aiuta a concentrarsi, credo. Tuttavia, se quello che ho appena detto non vi ha aiutato, non arrabbiatevi. Entrate nel vostro account di League of Legends e sterminate tutti i nemici. Ora intensifichiamo la rima interna dell'occhio con un bel colore cobalto, carico, elettrico e fissiamo il kajal con un ombretto in polvere di un colore simile. Rimuoviamo ogni eccesso di prodotto per avere un look un pochino più ordinato e per evitare che il pigmento blu accentui le nostre occhiaie. Pieghiamo le nostre ciglia, aggiungiamo il mascara e le ciglia finte se è nelle vostre corde.
Finiamo il trucco fissando il tutto con una buona cipria e con un lucida labbra, un balsamo labbra, quello che più vi piace. Ricordatevi di commentare e farmi sapere la vostra opinione. Io vi mando un bacione e al prossimo video.